Tra le migliaia di stelle che vediamo ad occhio nudo nel nostro cielo, si nascondono molto bene anche i pianeti del nostro sistema solare. Certo, non riusciamo a vederli tutti quanti ad occhio nudo, ma ben 5 di essi sono facilmente riconoscibili. Forse facilmente è un parolone, ma fidatevi che dopo questo video riuscirete a notarli anche voi. Intanto, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Alessandro Filippi e oggi vi spiegherò come è possibile individuare ad occhio nudo ben 5 pianeti, ovvero Giove, Marte, Venere, Mercurio e Saturno. Prima di iniziare con la spiegazione, vi chiedo gentilmente di lasciare un mi piace e di iscrivervi al mio canale attivando la campanella delle notifiche. E inoltre, se volete, condividete questo video con i vostri amici. In questo video vi spiegherò come si fanno a trovare i pianeti nel cielo notturno, elencandovi anche quali saranno gli orari e i giorni migliori per facilitare le vostre osservazioni. Vi spiego subito un semplice trucchetto per distinguere facilmente le stelle dai pianeti. Se provate a farci caso, noterete che le stelle sbrilluccicheranno, mentre i pianeti hanno una luce molto più omogenea e costante nel tempo. Questo accade perché le stelle sono dei corpi veramente distantissimi, e inoltre bisogna tener conto anche delle turbulenze atmosferiche che ci sono nel nostro pianeta. I pianeti invece sono molto più vicini a noi e semplicemente rifletteranno la luce del Sole. Questo che vi ho appena detto è veramente un metodo infallibile per distinguere i pianeti dalle stelle, quindi il mio consiglio è quello di fare un po' di pratica. Ora, giustamente, starete pensando, ma con tutte le stelle che ci sono in cielo, come faccio a trovare i pianeti? Ovviamente non è consigliato mettersi a guardare puntino per puntino, anche perché ora che si trova un pianeta in questa maniera, si fa giorno probabilmente. Quello che invece bisogna fare prima di tutto è trovare l'eclittica, ovvero quella linea immaginaria che segna il percorso del Sole nel nostro cielo. E dato che tutti i pianeti orbitano intorno ad esso, più o meno sullo stesso piano, questa linea immaginaria segna anche il percorso dei pianeti. Detto ciò, abbiamo già eliminato una parte immensa di cielo e possiamo finalmente metterci alla ricerca dei pianeti. Le prime volte vi potrà essere d'aiuto una mappa stellare. Al giorno d'oggi ci sono veramente tantissime applicazioni, sia per i computer che per i cellulari, e queste applicazioni vi mostreranno dove si trovano i pianeti nel cielo notturno. Ma sono certo che dopo un po' di pratica anche voi riuscirete a notare questi pianeti ad occhio nudo senza l'ausilio delle mappe stellari. Adesso vi elenco orari e date in cui è possibile vedere questi 5 pianeti del sistema solare. E direi che si può cominciare da Venere, dato che è l'oggetto più luminoso nel nostro cielo dopo il Sole e la Luna. Ad occhio nudo, Venere appare di colore biancastro, e mano a mano che si avvicina all'orizzonte, il colore tenderà più al giallo. Da gennaio a marzo sarà possibile vederlo a sud-est prima che sorga il Sole, mentre da agosto a dicembre sarà visibile di sera, durante e poco dopo il tramonto. Beh, se ve lo state chiedendo, Venere e il suo vicino Mercurio appariranno sempre o poco dopo il tramonto oppure poco prima dell'alba, perché questi pianeti hanno un'orbita interna, ovvero tra la Terra ed il Sole, e di conseguenza la loro orbita sarà più vicina alla nostra stella. Passiamo ora ad un altro pianeta, ovvero al grande Giove, che ad occhio nudo ci apparirà di un colore giallastro. Giove sarà visibile da gennaio, da quando farà buio, fino a mezzanotte e 30. Poi, mano a mano che passerà il tempo, noteremo che Giove tramonterà sempre prima. Infatti, già dagli inizi di maggio, questo gigante gassoso sarà visibile solo per poco tempo dopo il tramonto del Sole. E dovremo aspettare fino a metà ottobre per rivederlo sorgere in orari accessibili a tutti. Adesso passiamo al pianeta rosso, ovvero Marte, che ad occhio nudo ci apparirà di un colore arancione tendente al rosso. E il momento migliore per osservarlo sarà dicembre, quando esso sorgerà alle 21 e di conseguenza ci permetterà di effettuare le osservazioni in orari molto buoni. Per Mercurio invece ci saranno dei periodi specifici in cui sarà possibile vederlo, ovvero all'inizio dei mesi di aprile, luglio, agosto e novembre, sempre poco dopo il tramonto del Sole. Infine ci resta solamente il pianeta Saturno, che ad occhio nudo ci apparirà di un colore tendente al giallo. Già da inizio gennaio sarà visibile appena dopo il tramonto del Sole fino alle 21. E purtroppo dalla metà di febbraio non sarà più visibile, perché si posizionerà troppo vicino al Sole. Ma non preoccupatevi che da settembre
vedremo sorgere questo pianeta già a inizio serata e ci farà compagnia fino alla fine dell'anno. Questo è l'elenco di tutti gli orari e i giorni in cui è possibile osservare questi 5 pianeti. Io consiglio a tutti quanti di munirsi di un telescopio per cercare di vedere quanti più dettagli possibili. Ho fatto poco tempo fa un video in cui spiego cosa si può vedere con un telescopio per principianti, quindi ora ti consiglio di andarlo a vedere, dato che si trova nel mio canale, e secondo me resterai sorpreso da quanti dettagli potrai notare. Detto ciò, non mi resta che chiedervi nuovamente un mi piace e di iscrivervi al mio canale per non perdervi nessun contenuto. Ci vediamo nel prossimo video.